Smart Tour è la classica guida turistica in cui si possono recuperare tutti i point of interest, i luoghi di interesse attorno a te, ma ci sono dei plus. Il primo plus è che l'utente è chiamato a pubblicizzare il proprio territorio, deve costruire i percorsi turistici con le tappe che preferisce lui, con i posti che preferisce lui, condividerli il più possibile per attrarre turisti anche dall'estero, attrarre turisti dalla nostra bellissima nazione che a volte però non conosce la città di Salerno, oppure va in costiera piuttosto in costiera amalfitana piuttosto che in costiera cilentana. Le persone devono scoprire che la città di Salerno c'è e i cittadini sono i primi ambasciatori, le prime persone che accolgono l'applicazione. Oltre ai percorsi turistici creati dai cittadini e ovviamente creati dalle agenzie che vorranno contribuire, c'è lo Smart Tour. Lo Smart Tour è la vera innovazione, è quello strumento che consente di matchare, di far incontrare la domanda e l'offerta. Perché? Perché lo Smart Tour è un percorso turistico dinamico che viene creato al volo in pochi secondi per l'utente che ne fa richiesta e lo fa in base al tempo in cui avviene la richiesta, lo fa in base alla localizzazione, quindi attorno a cosa c'è a lui e in base alle sue preferenze, al suo profilo. Quindi se un utente si dovesse registrare a Smart Tour con Facebook piuttosto che con altri social network, tutte le sue preferenze verranno memorizzate nell'applicazione e il percorso, le tappe verranno create, verranno inserite in base a tutti questi dati. Quando sarà disponibile? Stiamo parlando col mio, essendo un progetto di ricerca, il prototipo non è ancora pubblicabile, ma stiamo contattando il MIUR per capire quando poter andare sul mercato, ma ci stiamo già muovendo anche indipendentemente, a prescindere dal MIUR, vorremmo fondare una startup con alcuni dei soci per realizzare una serie di prodotti che si basano sul nostro know-how acquisito in questi 2 anni. La novità di quest'app in pratica è la sua interattività con le persone. L'interattività con le persone, conoscere le persone per fornire loro ciò che vogliono. Se le persone sono contente, ottengono immediatamente al primo colpo le bellezze della città, tornano, si affezionano, per cui ha senso parlare anche di story traveling, quindi offrire loro un immaginario, che siano percorsi, che siano storie inventate di fantasia o storie reali, serve sempre di più per calamitare le persone, per come dire, a farle affezionare al territorio, non legandoli soltanto a delle bellezze artistiche che ci sono, ma anche a delle storie. La storia, non so, mi viene sempre in mente Trotula de Ruggero perché è quella meno conosciuta, ma è una storia straordinaria. Stiamo parlando del primo medico occidentale nel mondo. Sarà gratuita?